Allora, posso entrare io a questo punto, no? Sì. Allora, buona serata a tutti e stasera, a meno che non debba fare un piccolo annuncio Giuditta o entro direttamente. No, no, entra pure Giuseppe. Volevo solo confermarti proprio la possibilità di poterci raccontare la poesia di Emily Dickinson. Grazie mille. Grazie, grazie a te e a voi. Allora, buonasera a tutte, a tutti, a tutte, non so quante siete ad ascoltare. E stasera appunto parleremo di Emily Dickinson. Chi era Emily Dickinson? Una ragazza del New England, nata ad Amherst nel 1830, e una ragazza che aveva una passione segreta che rimase segreta in pratica quasi fino alla fine della sua vita, e una passione che la portò a scrivere una grandissima massa di poesie e anche di lettere. Vedremo anche dopo qual è diciamo il collegamento fra la poesia e le sue poesie e le sue lettere. Però ecco, all'inizio vediamo un attimo una piccola sua biografia. Ho detto nacque ad Amherst, una cittadina del Massachusetts nel 1830, e da una famiglia che era forse la più importante della cittadina. Il padre era un avvocato molto noto e soprattutto il nonno era una persona molto in vista nella città che aveva fra l'altro contribuito a fondare il college, l'Ames College, che esiste ancora. Se vi capita di andare ad Amherst, vedrete che è una cittadina molto viva perché c'è sia il college sia una sorta di filiale dell'Università del Massachusetts, per cui è sempre piena di studenti, è una cittadina molto, molto viva. Però ecco, la parte e la via in cui abitava Emily Dickinson, in cui ha abitato per gran parte della sua vita, è ancora un po' come era all'epoca, per cui insomma vale la pena di andarla a trovare e di vedere i luoghi in cui ha scritto le sue poesie. Dicevo, nacque nel 1830, la famiglia ebbe, quando lei era ancora una bambina, delle difficoltà economiche, tant'è vero che il nonno vendette metà della casa e si trasferì in un altro stato degli Stati Uniti. E nel 1840, quando lei aveva 10 anni, si trasferirono in un'altra casa, quella la homestead, quella che viene chiamata la casa natale, diciamo, era sulla strada principale di Amherst. Questa era in una strada molto vicina e aveva la particolarità di avere le finestre sul cimitero della cittadina. È un po' come succede nella canonica di Haworth delle sorelle Bronte, insomma, questo fatto di avere un cimitero sotto le proprie finestre. E probabilmente questo ha anche un po' influenzato la bambina Emily Dickinson. La bambina Emily Dickinson che rimase lì fino al 1855, cioè per 15 anni, fino a quando aveva 25 anni. Nel 1855 tornò nella Homestead e da quel momento e anche qualche anno prima fece dei brevi, ma anche sporadici viaggi a Boston dalla zia. Una volta andò con la sorella a Washington per trovare il padre che era stato eletto al Congresso. E più o meno negli anni 60, cioè quando aveva una trentina d'anni, non sappiamo esattamente il periodo, l'anno preciso, iniziò il suo famoso isolamento, il fatto che lei praticamente si chiuse nella sua casa, anzi, forse ancora più specificamente, si chiuse nella sua stanza. E questo isolamento è stato sempre una sorta di mistero per i suoi biografi, nel senso che nessuno è mai riuscito a scoprire perché si isolò. C'è stata una biografia piuttosto recente, di una decina d'anni fa, di Lyndall Gordon, come un fucile carico, intitolato in italiano,
che mette in relazione questa scelta che fece Emily Dickinson di isolarsi dal mondo, ma isolarsi dal mondo solo dal punto di vista concreto, ma dal punto di vista proprio mentale e anche come relazione con tante persone, relazione epistolare con tante persone, la mantenne per tutta la sua vita. E dicevo, questa biografa mette in relazione questa scelta di isolarsi con una possibile malattia, cioè ipotizza con una documentazione non probante al 100%, ma comunque abbastanza convincente, che soffrisse di crisi epilettiche. E c'era come una sorta di vergogna di essere in pubblico e di magari di avere in quel momento in cui era in vista di qualche altra persona una crisi epilettica, per cui c'è questa possibilità, però ecco, è solo una possibilità, è solo un'ipotesi. Sull'aspetto di Emily Dickinson, sull'aspetto fisico, abbiamo pochissimo, vedremo che poi è stata anche una scelta sua. Abbiamo praticamente due sole immagini. La prima è un dipinto di Ballard in cui c'è lei bambina insieme al fratello e alla sorella, ma è un quadro abbastanza bruttino in cui no, non è che si capisce molto. E poi abbiamo l'immagine invece classica di Emily Dickinson, che è del 1847, quando lei era una signorina, diciamo, di 17 anni circa. È un daguerrotipo che è diventato praticamente l'emblema di Emily Dickinson. Però ecco, di lei abbiamo delle immagini letterarie, diciamo così, in una lettera in particolare, ma anche in un'altra, a Thomas Higginson, una persona che viveva a Boston, che scriveva su riviste letterarie, che partecipò anche alla guerra civile, fu uno dei primi che comandò un plotone di neri ovviamente liberati dal nord. E in queste lettere lei risponde a Higginson, che le aveva chiesto di mandargli un ritratto per conoscere l'aspetto di quella signorina di Amherst che gli aveva scritto, mandandogli alcune sue poesie e che gli erano sembrate molto strane, ma sicuramente non banali. Tant'è vero che mantenne una corrispondenza con Emily Dickinson praticamente per tutta la vita di Emily. E a questa richiesta di Higginson di conoscere un po' meglio l'aspetto fisico, Emily Dickinson rispose in questo modo. Ecco, questa è un breve brano di una lettera a Thomas Higginson. Può credermi senza? Non ho ritratti ora, ma sono piccola come lo scricciolo e ho i capelli ribelli come il riccio della castagna e gli occhi come lo sherry che l'ospite lascia nel bicchiere. Può andar bene così? Spesso ciò spaventa il babbo, dice che potrebbe arrivare la morte e lui ha immagini di tutti, ma nessuna immagine mia. Ma ho notato la velocità con cui queste cose si consumano in pochi giorni e prevengo il disonore. Non pensi che sia un capriccio. Ecco, questa è la descrizione. Già da questa descrizione, questa è una lettera del 1862, che dovrebbe appunto, come abbiamo detto prima, corrispondere più o meno al periodo in cui lei decise di isolarsi. E queste immagini molto fantasiose, no? I capelli ribelli come il riccio della castagna, gli occhi come lo sherry che l'ospite lascia nel bicchiere, fanno capire molto bene la grande immaginazione che era nella mente di Emily Dickinson. In un'altra lettera dello stesso anno, sempre del 1862, invece lei descrive l'ambiente familiare, sempre rispondendo a delle domande che le aveva fatto Thomas Higginson. Mi chiede dei miei compagni, le colline, signore, e il tramonto, e un cane.
grande come me, che mio padre mi ha comprato. Sono migliori degli umani perché sanno ma non parlano. E il rumore dello stagno a mezzogiorno è meglio del mio piano. Ho un fratello e una sorella. Mia madre non dà importanza al pensiero e il babbo, troppo occupato con le sue carte, per accorgersi di quello che faccio. Mi ha comprato tanti libri, ma mi raccomanda di non leggerli perché ha paura che mi confondano la mente. Sono tutti religiosi, eccetto me, e si rivolgono a un'eclissi ogni mattina che chiamano padre. Ma temo che la mia storia la stanchi. Mi piacerebbe imparare. Potrebbe dirmi come crescere, o è indicibile, come la melodia o la magia? Anche qui vediamo la grandissima immaginazione, questo suo rivolgersi a Higgins, che diventò quasi il suo mentore, anche se poi solo dopo la sua morte pubblicò le sue poesie. Si vede anche, per esempio, nella stessa lettera in cui parla di questo padre che le compra i libri, ma le dice di non leggerle. Risponde anche a una richiesta di Dickinson che le aveva chiesto l'età. Ecco, sentite come risponde rispetto alla sua età. Mi ha chiesto quanti anni ho? Non ho scritto poesie, se non una o due, fino a questo inverno, signore. Ora, vedete con quale ironia e con quale eleganza, scarta l'ipotesi di rispondere direttamente, ma è come se dicesse la mia età non è la mia età anagrafica, ma è la mia età di poetessa, perché dice quanti anni ho? Non ho scritto poesie fino a questo inverno, per cui è come se dicesse come poetessa sono nata questo inverno, e questo dovrebbe bastare per sapere che età ho. La mia età anagrafica non ha nessuna importanza praticamente. Ora, Emily Dickinson ha lasciato dietro di sé quasi 2000 poesie. Queste 2000 poesie furono trovate in un baule dalla sorella Lavinia, che lei chiamava in famiglia, era chiamata Vinnie, e dopo la morte di Emily Dickinson nel 1886, quando aveva appunto 56 anni. E la sorella aprì il baule che era nella stanza di Emily e trovò un'enorme massa di fogli di carta, ma non solo fogli di carta o fascicoli in cui lei aveva trascritto magari in bella, molte delle sue poesie, ma anche pezzetti di busta, pezzetti di volantini, biglietti con scritto dietro qualche verso. E ci volle, insomma, un bel lavoro per tirar fuori poi effettivamente le poesie che conosciamo. E come possiamo districarci nel mondo poetico di Emily Dickinson, in queste quasi 1800 poesie, senza considerare le più di 1000 lettere che lei ha scritto, che sono molto interessanti da questo punto di vista, anche perché lei usava moltissimo inserire dei versi, delle poesie nelle sue lettere. E scegliere una strada non è facile, perché io, insomma, ho tradotto dal 2000, 2001 fino al 2009 tutte le sue poesie e tutte le sue lettere. Lei ha scritto più di 19.000 versi in queste 2000 poesie, e sinceramente non ho mai trovato un verso che sia inutile, un verso che sia banale, un verso che può essere tolto senza togliere niente alla poesia. E soprattutto in questi 9 anni di traduzione mi sono reso conto che le sue poesie, come capita in mo molti altri grandi poeti, sono una sorta di poema da leggersi quasi di seguito. Nel senso che in questi versi, in questa enorme produzione poetica, che appunto poi ha attraversato praticamente tutta la sua vita, lei dice a Higginson, da questo inverno che scrivo, in effetti
le ricerche critiche che sono state fatte invece hanno evidenziato il fatto che lei cominciò a scrivere molto presto e terminò di scrivere praticamente nell'anno in cui è morta, per cui parliamo di 50 anni, di 40 anni, 45 anni di scrittura poetica. E in questa, in questo flusso poetico c'è praticamente di tutto. Perché dico che c'è di tutto? Anche proprio per una esperienza pratica che ho fatto. Nel 2004, 2003, 2004, insieme a un amico, Alessio Brandolini, decidemmo di produrre una rivista sul web che si chiama Fili d'Aquilone, che ancora esiste. Siamo arrivati a 61 numeri e la particolarità di questa rivista è che ogni numero ha un titolo. E io dissi ad Alessio, dico, guarda, io vorrei inserire in questa rivista una mia rubrica sulle poesie di Emily Dickinson. Ogni volta scegliere alcune sue poesie sulla base del titolo della rivista. I titoli sono 61 titoli, sono tantissime cose che abbiamo messo in questi titoli. E lui mi disse, ma sei sicuro che ogni volta che scegliamo un titolo poi tu riuscirai a trovare delle poesie o comunque anche delle lettere che siano in relazione a questo titolo? E lui disse sì, sicuramente sì. E in effetti ho avuto poi la conferma perché in 61 numeri non ho mai avuto il problema di trovare qualche sua poesia che illustrasse il titolo che avevamo scelto. Anzi, ho dovuto quasi sempre scartare molte poesie, perché ogni volta in questa rubrica ce ne metto 5, 6, insomma. Ora, che cosa possiamo fare per capire un po' che cos'è la sua poesia e come scriveva le poesie? Non è facile, non è facile e ce lo dice lei stessa. A me piace sempre quando parlo di un autore, di un'autrice, quando per esempio parlo di Jane Austen, ma anche quando appunto parlo di Emily Dickinson, dare direttamente la parola a loro. E è difficile spiegare, è difficile capire qual è il mistero che c'è dietro al genio letterario, sia esso poetico o anche narrativo, come appunto capita con Jane Austen. E dicevo, ce lo dice la Dickinson stessa in due suoi versi di una sua poesia, dove lei scrive: spiegare la bellezza la svaluterebbe, definirle l'incanto la umilierebbe. Cioè, dice, è quasi assurdo, è quasi indicibile spiegare la bellezza di una poesia, spiegare la bellezza di una frase, di un romanzo. E soprattutto definirle l'incanto la umilierebbe, cioè spiegarla, la farebbe decadere questo incanto che ha il lettore nel leggere quei versi o quelle frasi. Però, ovviamente, adesso qui non dobbiamo sciogliere il mistero della bellezza della poesia, ma dobbiamo capire certi meccanismi poetici di Emily Dickinson rispetto ai suoi temi. Quali sono i suoi temi? Prima ho detto che con 61 argomenti ho trovato sempre qualche poesia di Emily Dickinson da inserire nella mia rubrica. Però ci sono appunto dei temi che sono più forti, più messi in luce nella sua poesia. Uno di questi, uno di quelli più importanti, è la poesia stessa, cioè le cose, i versi che lei ha scritto parlando di poesia, parlando anche di se stessa come poeta. Ve ne leggo, ovviamente i possibili esempi sarebbero tantissimi, ve ne leggo alcuni per dare l'idea di che cosa intendeva lei scrivere quando scriveva versi sulla poesia. Ce n'è una, per esempio, che parla proprio della pratica, della scelta delle parole da inserire nei suoi versi. E in una sua poesia, infatti, scrisse: scusate, devo prendere te, disse il poeta alla parola che si proponeva.
mettiti in fila con i candidati finché non avrò spulciato di più. Ecco, qui sembra quasi che descrive una parola che si propone al poeta e il poeta che la mette un po' da parte, come se fosse in una classe e dicesse mettiti da parte che adesso vedo. E dice finché non avrò spulciato di più, finché non avrò capito se tu sei veramente la parola che cercavo. Ecco, questa ricerca della parola giusta, della parola che serve a scrivere una poesia, è una delle caratteristiche maggiori, ovviamente, di tutti i grandi poeti e ovviamente anche di Emily Dickinson. Ma i versi dedicati alla poesia sono moltissimi, ovviamente, come dicevo prima. La poesia che forse parla, più autobiografica, diciamo, che parla della poesia, ma parla più di se stessa come poeta, forse è questa, che è una di quelle più citate, una di quelle più celebri di Emily Dickinson. Ve la leggo tutta, sono solo 8 versi. Questa è la mia lettera al mondo, che non scrisse mai a me. Semplici notizie che la natura raccontò con tenera maestà. Il suo messaggio è affidato a mani che non posso vedere. Per amor suo, dolci compatrioti, giudicate teneramente me. Ecco, qui in questi 8 versi, in questa poesia molto breve, lei praticamente dice tutto della sua poesia. All'inizio dice: questa è la mia lettera al mondo, che non scrisse mai a me, come per dire. Questa mia lettera al mondo, questi versi che io lascio al mondo, li ho scritti nell'isolamento, li ho scritti senza che nessuno mi desse, diciamo, una sorta di ispirazione dall'esterno. Però nei 2 versi che seguono, invece, sembra quasi smentirsi, perché dice semplici notizie che la natura raccontò con tenera maestà. E qui c'è tutto il suo rapporto con la natura, tutto il suo rapporto con i fiori, con le piante, con gli animali, specialmente con gli uccelli che lei vedeva dalla finestra in questo grande giardino che circondava la sua casa, quella appunto la casa paterna in cui lei era nata. E poi una sorta di profezia, il suo messaggio, cioè il messaggio della sua poesia, è affidato a mani che non posso vedere, cioè già lei prefigurava i posteri che avrebbero letto la sua poesia. E questo messaggio affidato a mani che non posso vedere fa capire, è come se lei dicesse: sicuramente quando sarò in vita non sarò famosa, non avrò lettori, ma ci sarà qualcuno dopo che leggerà. E poi alla fine è una sorta di invito ai suoi lettori a giudicarla con tenerezza, a giudicarla con affetto, per amor suo, dolci compatrioti, e qui compatrioti più che compatrioti di patria, di nazione, sono compatrioti poetici, cioè persone che hanno la sua stessa voglia di leggere e di capire la poesia. E dice giudicate teneramente me. Ecco, questa è una poesia che forse diciamo ha tutto in sé, ha tutta una sorta di autobiografia di Emily Dickinson, poetessa. Poi ce n'è un'altra in cui lei apparentemente non parla di sé, ma che ha un inizio un po' particolare. Ha un primo verso che è This was a poet, cioè questo fu un poeta. E questa poesia, anche questa molto celebre, io ho sempre immaginato che lei l'abbia scritta guardandosi allo specchio, cioè come vedendo se stessa, e vedendo se stessa ha avuto questa ispirazione di questo primo verso, perché lei scrive al passato: This was a poet, questo fu un poeta. E poi invece nei versi successivi scrive al presente. È come se anche in questo caso immaginasse qualcuno che la vede, qualche postero che la vede,
descrive chi è un poeta guardando se stessa. E lei dice: questo fu un poeta. È colui che distilla un senso sorprendente da significati ordinari ed essenza così immensa da avvenimenti familiari che periscono oltre la porta. Cioè il poeta è colui che distilla un senso sorprendente da significati ordinari, cioè chi riesce a farci leggere la nostra vita comune, i nostri significati ordinari, cioè le cose normali che facciamo nella vita, facendoli diventare poesia. In che modo? Distillando un senso sorprendente da questi significati ordinari. E questo riesce a farlo solo ovviamente un grande poeta. E ovviamente vicino a questi versi sulla poesia, possiamo citare anche il suo grande amore per i libri, e in questo caso possiamo leggere alcuni suoi versi che proprio sembrano rivolgere un affettuoso saluto ai libri. Lei scrive: ai miei libri così bello rivolgermi, ultimo lembo di stanche giornate, che fa quasi amare l'astinenza e la pena trascurare nel plauso. Come le fragranze allietano gli ospiti in ritardo con le promesse di banchetti, così gli aromi stimolano il tempo fino alla mia piccola biblioteca. Può esserci il deserto là fuori, lontani passi di uomini imperfetti, ma la festa esclude la notte ed è scampanio dentro. Ringrazio questi parenti dello scaffale. Le loro fisionomie di pelle innamorano nell'attesa e appagano ottenuti. Ecco, sentite quanta immaginazione c'è in questi versi, in questa poesia. Soprattutto alla fine, quando lei parla di parenti dello scaffale, cioè i libri per lei sono quasi equiparabili alla sua famiglia, sono parenti dello scaffale. E con fisionomie di pelle, ovviamente lei sta parlando proprio della cosa tecnica dei libri, no? La rilegatura in pelle. E poi dice: può esserci il deserto là fuori, possono esserci uomini imperfetti, ma la festa, cioè la festa della lettura, esclude la notte, come se cancellasse il buio della notte, ed è scampanio dentro, è come se portasse dentro di noi la lettura dei libri uno scampanio, un'allegria interna, interiore, insomma. Un altro, ovviamente, piccolissimi due versi vi dirò di poesie riguardo ai libri, è quella, anche questa famosissima, in cui praticamente lei dice: non c'è vascello che eguagli un libro per portarci in terre lontane, né corsieri che eguaglino una pagina di scalpitante poesia. Ecco, questa scalpitante poesia fa un po' il paio con lo scampanio dentro della lettura dei libri. E un'altra delle caratteristiche molto evidenti della poesia di Emily Dickinson è il dono di saper evocare, raccontare con la stessa forza il piccolo, magari per i particolari della natura, i fiori, gli insetti, e dall'altra parte, proprio come qualcosa di completamente opposto, l'enorme, l'infinito, la morte, l'eternità, cioè le due cose che quasi si toccano. È un po' come la scienza, no? Come la scienza che ci spiega l'enorme, ci spiega l'universo attraverso la fisica relativistica o quantistica, cioè partendo dall'atomo, dal quark, per capire la grandezza dell'universo. Ecco, lei fa un po' la stessa cosa con i suoi versi, perché per esempio in alcuni versi qui, ecco, in questi versi lei ci parla di un'amicetta cacciatrice, di una piccola gatta che va a caccia, e lei dice: punta un uccello, sogghigna, s'acquatta, poi avanza felpata, corre senza parvenza di piedi, gli occhi dilatati come palloni. Vedete che immaginazione, corre senza parvenza di piedi,
Cioè, lei ovviamente è come se ci dicesse: corre talmente veloce che i piedi nemmeno si vedono. E dall'altra parte, dopo averci parlato di una micetta che va a caccia magari di un piccolo uccello, di un insetto che vede nel prato sotto casa, scrive una poesia invece dove si interroga sui grandi dubbi, sui misteri che riempiono la nostra vita interiore, le domande che l'umanità si è sempre fatto fin dal suo inizio, che si fa ognuno di noi nella propria interiorità. E scrive, per esempio: dietro di me sprofonda l'eternità, davanti a me l'immortalità, io il confine tra le due, la morte solo il fluire di grigio d'oriente che si dissolve in aurora prima che l'ovest appaia. E questo rapporto con la morte, che è visto come qualcosa con cui fare sempre i conti durante tutta la vita, come un esito inevitabile e che quindi è un po' da trattare con una sorta di confidenza. In modo molto diverso, lei era ovviamente protestante e in genere i protestanti hanno un rapporto con la morte molto diverso dal nostro, o meglio diciamo da noi che siamo nati e cresciuti nella cultura cattolica. È evidenziato, per esempio, in un'altra delle sue poesie più famose, e che inizia così, con questi quattro versi: poiché non potevo fermarmi per la morte, lei gentilmente si fermò per me. La carrozza non portava che noi due e l'immortalità. Ecco, questo fatto di considerare la morte come una sorta di compagna della vita che poi alla fine si ferma per noi. Noi non ci fermiamo per la morte perché nessuno di noi vorrebbe morire. Però lei, anche se gentilmente, ma inevitabilmente si fermerà per noi. Lei gentilmente si fermò per me. E quando succede, nella carrozza che ci porta via siamo solo noi due. Lei, io e un'altra entità misteriosa che appunto è l'immortalità, per cui la carrozza non portava che noi due e l'immortalità. E per quanto riguarda la religione, invece, qui sto andando un po' velocemente per farvi sentire il più possibile molti dei suoi temi. Vedo che sono passati circa 40 minuti. Volevo dirvi: se qualcuno mentre io parlo ha qualcosa da dirmi, qualche domanda da fare, fatela, anzi forse anche meglio, perché se parlo troppo io forse diventa noioso la cosa, per cui se qualcuno ha qualcosa da chiedermi lo faccia tranquillamente interrompendomi. Io intanto vado avanti comunque. E per quanto riguarda la morte, ecco, abbiamo visto il suo rapporto com'era, ma per quanto riguarda la religione, ci sono tantissime poesie che parlano della religione, del suo modo di rapportarsi alla religione, e ci sono invece moltissime prese di posizione molto eretiche, in cui c'è una sorta di visione panteistica del divino, in cui la natura ha una grandissima importanza, anzi, tante volte la natura si sostituisce al divino, come in questi quattro versi che vi leggerò, in cui un bobolink è un uccellino tipico proprio del Nord America, diventa il coro di una funzione religiosa al posto del coro, diciamo, che c'è in una chiesa, e invece il frutteto del giardino della casa diventa la solenne cupola della chiesa. Infatti lei scrive: alcuni osservano il dì di festa andando in chiesa, io lo osservo stando a casa con un bobolink per corista e un frutteto a mo' di cupola. Sempre parlando di religione e andando un po' indietro nel tempo, ci sono alcune lettere scritte all'amica Abia Roth. Quando lei aveva 15-16 anni, ed era un periodo in cui c'era quello che fu chiamato una sorta di il risveglio
religioso, e nella scuola in cui erano c'era quasi un obbligo di ridichiarare la propria fede nella religione. E lei scrive molte cose interessanti in queste lettere, che sono abbastanza lunghe, sono molto più lunghe di quelle della maturità, in cui lei invece diventa quasi poetica nella scrittura delle lettere. E per esempio in una, che è del gennaio del 1846, quando lei aveva appunto 16 anni, troviamo delle frasi ancora sull'eternità e ovviamente sulla religione, insomma, e tenendo conto che lei praticamente si rifiutò di esprimere nuovamente questa sua fede. Fu una, credo, l'unica o una delle pochissime della sua scuola che rifiutò di fare questa proposizione, questa riproposizione della propria fede. E scrive all'amica, appunto, ricordiamoci che aveva 16 anni: "Non ti sembra terribile l'eternità? Ci penso spesso e mi sembra così buia che quasi desidererei che non ci fosse eternità. Credere che dobbiamo vivere per sempre e non cessare mai di esistere. Sembra come se la morte, di cui tutti hanno paura perché ci lancia in un mondo sconosciuto, sia un sollievo rispetto a uno stato di esistenza così interminabile." E queste parole, che lei scrisse appunto quando era poco più di una bambina, sedicenne, fanno il paio con i primi due versi di un'altra sua celebre poesia. Una di quelle di cui non sappiamo nulla, non riusciamo a capire quando è stata scritta, perché appunto fu trovata in un pezzettino di carta strappato da qualcosa, in cui lei scrive che non verrà mai di nuovo, è ciò che rende la vita così dolce. Ed è, fa appunto un po' il paio con quello che lei scrive alla fine di questa frase che vi ho letto. Sembra come se la morte, di cui tutti hanno paura perché ci lancia in un mondo sconosciuto, sia un sollievo rispetto a uno stato di esistenza così interminabile, come se appunto la vita fosse bella proprio perché è corta, perché ha una fine, perché finisce, perché non, se durasse per sempre non sarebbe così dolce, come lei scrive. Ciò che rende la vita così dolce, il fatto che non avverrà mai di nuovo, che non risuccederà. C'è poi però una caratteristica particolare che salta agli occhi quando si legge con attenzione Emily Dickey, insomma, ed è il fatto che non è mai banale. Cioè non c'è mai un qualcosa che lei descrive in modo banale, in modo così un po' corrivo, diciamo, no? Forse qualcuno di voi conosce una lettera di Jane Austen alla nipote Anne, che le aveva mandato un manoscritto di un romanzo che stava scrivendo, e a un certo punto lei scrive alla nipote: "Qui hai scritto che il personaggio si abbandona a un vortice di dissipazione." E lei scrive alla nipote: "Ma guarda, è un'immagine troppo banale, un'immagine che sicuramente Adamo avrà trovato nel primo romanzo che ha letto, che gli è capitato di leggere." Ecco, questa banalità, questa riproposizione di un luogo comune, il vortice di dissipazione dei romanzi sentimentali dell'epoca, è qualcosa che è assolutamente estraneo a Emily Dickinson, che invece trova in ogni cosa che scrive un'immagine originale. Sentite per esempio queste due piccolissime, brevissime, che vengono da due lettere. Una è del 1882, una lettera tarda, che scrive in una lettera al giudice Lord, che diventerà il suo ultimo amore, diciamo, ne parleremo fra un po'. E lei scrive al giudice,
scrivendo una lettera che non sapeva dove indirizzare, perché non sapeva in quel momento dove fosse il giudice Lord. Scriverti non sapendo dove sei è un piacere incompleto, di certo più dolce di non scrivere, perché è uno scopo vagante del quale tu sei la meta. Ecco, sentite come parla di una cosa abbastanza banale, come insomma scrivere a qualcuno non sapendo bene dove sta in quel momento. Però lei dice, di certo però è più dolce di non scrivere, perché? Perché è uno scopo vagante, diventa un qualcosa che gira e del quale però tu sei la meta. E siccome tu sei il mio amore, questo scopo vagante è comunque un piacere, anche se è un piacere incompleto, perché non sapremo mai dove e quando arriverà a te. Oppure un'altra che invece scrive Higginson, che abbiamo visto prima chi era, in cui lui chiedeva a Emily Dickinson se avesse la voglia, comunque diciamo di pubblicare quei versi che gli aveva mandato. E lei scrive questo a Higginson: sorrido quando lei mi suggerisce di aspettare a pubblicare, essendo ciò estraneo ai miei pensieri come il firmamento a una pinna. Ecco, sentite come che immagine che trova, cioè è estraneo ai miei pensieri come il firmamento a una pinna, cioè il pescecane che fa uscire la sua pinna dal mare, ma sopra di sé ha un firmamento, ha un universo, ma per lui non esiste nulla se non le profondità marine. Ecco, vedete come trova, diciamo, un'immagine che non si può assolutamente definire banale. E poi prosegue dicendo: se la fama mi appartenesse, non potrei sfuggirla. Se non fosse così, il giorno più lungo sarebbe quello del mio inseguimento e l'approvazione del mio cane mi abbandonerebbe. Allora, meglio la mia condizione scalza. Ecco, sentite anche qua come immaginifica. Se la fama mi appartenesse, non potrei sfuggirla. Ma se non fosse così, cioè se non mi appartenesse la fama, il giorno più lungo sarebbe quello del mio inseguimento, cioè sarebbe completamente vano inseguire la fama se la fama appunto non mi appartenesse. E poi piazza lì questa cosa molto ironica: l'approvazione del mio cane mi abbandonerebbe. E allora meglio la mia condizione scalza, meglio la mia condizione senza le scarpe della poesia, dei versi, della grandezza letteraria, piuttosto che correre dietro a una fama che invece vuole sfuggire a me. Giuseppe, ci sono diverse domande che se vuoi ti Allora, rivolgo da parte delle appunto, donne. però, adesso, insomma, io avrei tantissimo da dire, ma insomma, invece sarebbe meglio che qualcuno che ha qualche domanda me la dica, insomma. Sì, Marcella ti chiede, scorrendo la biografia di Emily, non passano inosservati alcuni suoi innamoramenti. Ce ne vuoi parlare? Guarda, nei miei appunti avevo scritto: non posso non parlare brevemente della vita sentimentale di Emily Dickinson. Ecco, forse questa domanda è quasi telepaticamente. Connessa con te, come Ero immagino te la arrivato proprio a scrivi. questo punto. Allora, dobbiamo partire intanto da una donna, cioè da un'amica, Susan Gilbert, che è un'amica d'infanzia di Emily Dickinson, nata nel suo stesso anno, cioè una coetanea sua, che diventerà poi cognata perché sposerà il fratello, che il fratello si chiamava Austin. Fra l'altro, il nome del fratello è lo stesso nome della scrittrice che dà il nome al vostro club, anche se è scritto Austin proprio con la I invece che con lei, però si pronuncia praticamente allo stesso modo. E questa amicizia con Susan Gilbert, di questa amicizia si è sempre parlato nelle sue biografie, perché non si è mai capito se fosse un'amicizia, solo amicizia, o se invece fosse sfociata all'epoca in un'attrazione anche sessuale, cioè lesbica, diciamo, per dirla proprio chiaramente.
Susan Gilbert, sicuramente la persona che molto, ma molto più di altre persone è stata destinataria sia di poesie, perché lei molte volte appunto dedicava le poesie ad altri, e in particolare a Susan, e le mandava queste poesie dedicate in genere con delle lettere in cui magari scriveva una brevissima frase e poi scriveva le sue poesie. In molte parole che lei usa in queste lettere, in queste poesie dedicate a Susan, si può ipotizzare che non ci fosse solo amicizia fra di loro, ma che fosse coinvolto anche il sesso fra di loro. Vi faccio solo un piccolissimo esempio: la parte finale di una che lei scrisse a Susan nel 1858, quando aveva poco meno di 30 anni, 28 anni. E 2 anni dopo del matrimonio di Susan con Austin e Dickinson, lei scrive una poesia abbastanza lunga e la conclude con questi tre versi: scelsi quest'unica stella dagli immensi spazi della notte, Sue per sempre. Sue era ovviamente il nome con cui chiamava Susan, e nell'originale Sue Forevermore, cioè questo su per sempre, e scelsi quest'unica stella dagli immensi spazi della notte, può essere sicuramente una grande amicizia fra due ragazze che poi rimarranno amiche fino alla morte di Emily Dickinson, ma può essere anche, e questo è solo un esempio, ce ne sono molti altri, insomma io ne ho scelto solo uno per brevità, però ci sono moltissimi altri esempi nelle sue lettere e nei versi dedicati a Susan, che possono far pensare, anche se appunto, ripeto, non sono una certezza, a un rapporto di tipo sessuale, non solo amicale. Poi ci sono invece tre lettere misteriose, le famose lettere al master, che sono indirizzate a un master, a un maestro, a un master. Diciamo, può anche significare padrone, ma in questo caso forse più maestro, di cui però non conosciamo l'identità. Le ipotesi sull'identità di questo master a cui sono indirizzate queste lettere, in cui Emily Dickinson è come se mettesse a nudo se stessa, leggendole sembra quasi di vedere una persona sul lettino di uno psicanalista che fa emergere il proprio inconscio, fa emergere la propria interiorità, insomma. Vi invito magari a leggerla anche nel sito che ho dedicato a Emily Dickinson. E non ho preso dei brani di queste lettere perché sono lettere in cui è difficile estrarre dei pezzi, sono lettere che vanno lette nella loro interezza per capirne la bellezza, insomma. E dicevo, le ipotesi di chi fosse. Se esisteva poi un qualcuno di concreto, perché potrebbero anche essere lettere scritte a un master immaginario, diciamo così, a un innamorato, padrone, maestro immaginario. Però la persona, diciamo, che più emerge da questa ipotesi è quella di Charles Wadsworth, che era un predicatore, un ecclesiastico. Che lei probabilmente conobbe a Filadelfia quando andò. Ricordate che all'inizio ho detto che quando il padre fu eletto al congresso, loro andarono a trovarlo a Washington, e al ritorno si fermarono a Filadelfia da alcune amiche per qualche giorno, e sembra che in questo soggiorno a Filadelfia andarono a sentire questo predicatore nella sua chiesa, e lì probabilmente Emily Dickinson si innamorò, oppure ebbe un'attrazione particolare per questa persona. Sicuramente l'attrazione particolare ci fu, perché Emily Dickinson mantenne con lui una corrispondenza praticamente per tutta la vita, e in due occasioni, nel 1860 e poi 20 anni dopo, nell'80, Wadsworth andò a trovare Emily Dickinson ad Amherst. Purtroppo di queste lettere non rimane nulla, per cui non sappiamo nulla. L'unica cosa che sappiamo è che lei, per spedirle,
le mandava una sua amica, la Holland, e chiedendo a lei di mandarle poi a Wadsworth, che si trasferì abbastanza presto a San Francisco, che è praticamente dall'altra parte dell'America. Insomma, all'epoca poi era veramente un viaggio enorme andare a San Francisco, insomma. E questo fatto che lei scrisse a Charles Wadsworth per tutta la vita e che scrisse, diciamo così, tenendo scrisse quasi in incognito, tenendo nascosta questa corrispondenza, anche se alla fine poi credo che più o meno la sua famiglia sapesse che c'era questa corrispondenza fra i due, fa pensare che il master potrebbe essere lui. C'è poi un amore tardivo, possiamo chiamarlo così, per il giudice Lord, che ho già citato prima in per la citazione di una lettera, che era un amico del padre, e aveva quasi 20 anni, 18 anni più di lei, e quando lui rimase vedovo, sicuramente i due ebbero un flirt, sicuramente lo possiamo dire con praticamente certezza, perché abbiamo delle lettere sue al giudice Lord, fra i quali quella che ho citato prima della persona che non si sa dove sta e dove è dolce questo scopo praticamente vagante, e con lui ebbe sicuramente un flirt, tant'è vero che abbiamo anche una testimonianza in cui sembra che Susan Gilbert trovò i due una volta che entrò improvvisamente nella homestead, trovò i due in un atteggiamento compromettente. Non sappiamo quanto compromettente, magari all'epoca compromettente poteva essere anche, che ne so, un semplice abbraccio, non lo so, insomma, però potrebbe anche essere qualcosa di più, insomma, non lo sappiamo. Però quello che sappiamo con certezza è che questo flirt fra due persone abbastanza leggere, nel senso che lei, parliamo degli anni 80, lei aveva più di 50 anni, il giudice Lord aveva 18 più di lei, per cui era quasi settantenne, insomma. Ecco. E siamo sicuri perché appunto ci sono le lettere. Poi c'è qualche altra cosa, ma insomma, ecco, queste forse della vita sentimentale di Emily Dickinson, queste forse sono le cose più importanti, insomma. Lei ovviamente, come sapete, rimase comunque nubile per tutta la vita, per cui sicurezze non ne abbiamo, insomma, ecco. Giuseppe, non vogliamo abusare del tuo tempo perché della tua disponibilità, però ci sono davvero tantissime domande. Non so se io te le faccio, però diamoci un tempo in modo che magari non ti appesantiamo troppo e lasciamo anche la curiosità delle persone, ma anche noi per un secondo approfondimento, se l'entusiasmo, insomma, che ci stanno esprimendo le persone che ci stanno seguendo. Ci dà insomma la cartina intorno solo appunto di quella che è l'interesse che si sta scatenando intorno a questa figura. Maria Antonietta ti chiede: secondo lei Emily voleva essere immortale, cioè bramava l'immortalità tramite i suoi scritti? Ma sicuramente l'immortalità tramite i suoi scritti la prevedeva, l'abbiamo visto prima quando ho letto la poesia della sua lettera al mondo, in cui è come se vedesse i lettori futuri e parlasse anche con loro, dicesse a loro: per amor suo vi prego di trattarmi in modo tenero, con affetto, di trattare i miei versi e me con affetto. Per cui sicuramente aveva la sensazione della sua genialità, anche se diceva: per me la fama è come il firmamento per una pinna. Però secondo me si rendeva conto molto fortemente della sua grandezza poetica, proprio perché scriveva questi versi, e ce ne sono anche altri, diciamo, però questi sono quelli più chiari, più precisi, in cui lei dice proprio: è come se vedesse la mano, gli occhi che lei non vede, la mano che lei che prende in mano i suoi versi e li legge, di persone che lei non conoscerà mai. Perché? Perché appunto sono persone, sono posteri, sono persone che verranno dopo la sua morte, insomma. Per cui lei,
sicuramente era consapevole del fatto, forse non immaginava che la sua grande fama, cioè adesso Emily Dickinson è forse la più grande poetessa, poeta, poetessa nel senso che donna, ma non la più grande poeta donna, ma la più grande poeta in genere dell'America, insomma, insieme a Whitman, altri, ma insomma, lei è quella che spicca di più, insomma. Non a caso c'è una bibliografia sterminata su di lei, insomma. Giuseppe, ti rivolgo altre domande. Una arriva Sì, proprio dalla nostra certo. presidente Gabriela. Secondo Emily, che descrive in modo sublime la natura, l'amore, la morte, l'eternità, qual è lo scopo della vita? Lo scopo della vita, Emily Dickinson non ce lo dice, appunto ci dice che forse la vita è bella perché finisce, perché non tornerà mai, ma non lo trova lo scopo della sua vita, lo cerca moltissimo nelle sue poesie, lo scopo della vita. Lei per esempio aveva un pallino particolare, e nelle sue poesie si vede di meno, si vede di più nelle sue lettere. Aveva la grandissima curiosità di capire che cosa succedesse nel momento della morte. C'è una lettera che lei scrive a un amico di un suo amico che era morto giovane, all'epoca succedeva spessissimo, un amico che lei forse aveva anche un po' amato, diciamo, perché era un praticante del padre che poi andò a fare l'avvocato da un'altra parte. E lei chiede a questo amico del suo amico se è possibile sentire che cosa avesse provato nel momento della morte. Cioè è come se volesse scoprire il mistero della fine della vita, cioè che cosa mai passasse per la testa di qualcuno nel momento della morte. Ovviamente non riuscì mai a scoprirlo, forse l'ha scoperto nel momento in cui è morta nel 1886, nel maggio dell'86, ma ovviamente sia lei che noi non possiamo sapere nulla, insomma. Però se lo chiede moltissimo, insomma, se lo chiede, ma giustamente e anche correttamente dice di non saperlo, insomma. Giuseppe, hai già risposto a una domanda che proprio ti chiedeva, insomma, che rapporto avesse Emily con la morte. Quindi già a questo hai risposto. Faccio io una domanda in chiusura. Perché ti sei appassionato di Emily Dickinson e qual è, così chiudiamo anche in bellezza, la tua poesia preferita se ce la leggi? Guarda, qui è risuccessa la stessa cosa perché io sono quasi arrivato alla fine dei miei appunti e qui nei miei appunti leggo questo. Voglio concludere con un accenno personale, proprio quello che mi stai chiedendo tu adesso. Nel senso che per me è difficile fare distinzione fra di valore tra i versi di Emily Dickinson e anche nelle sue lettere, come ho spiegato prima, che sono molto simili come grandezza alle sue poesie, perché quasi tutti i suoi versi sono bellissimi, sono interessanti, non ce n'è nessuno banale. Però c'è una poesia in particolare, ed ecco la risposta alla tua domanda, che mi ha fatto provare per la prima volta qualcosa che quello che chiamiamo la pelle d'oca, no? Non so se avete mai provato la pelle d'oca. Ora, a Sì. me succedeva, io sono un appassionato di musica e la pelle d'oca mi veniva solo con la musica, mi veniva con, non lo so, il finale del Tristano di Wagner o l'aria della marescialla nel Cavaliere della Rosa di Strauss, l'Ama mio Alfredo di Giuseppe Verdi, che ne so, insomma, ecco. Quando sento l'Ama mio Alfredo, sento la pelle d'oca. Per la prima volta nella mia vita ho provato la pelle d'oca leggendo questa poesia di Emily Dickinson, che è una poesia che avevo messo alla fine, proprio poi vi spiegherò perché. Ve la leggo tutta, non è lunghissima, e poi vi dico il verso invece, proprio perché c'è anche un verso che io considero forse il più bello scritto da Emily Dickinson. Buongiorno, mezzanotte. Sto tornando a casa.
Il giorno si è stancato di me. Come potrei io di lui? La luce del sole era un dolce luogo, mi piaceva starci, ma il mattino non mi voleva ormai. Così, buonanotte, giorno. Posso guardare, dai, quando è rosso ad oriente, le colline hanno un aspetto allora che fa traboccare il cuore. Tu non sei così bella, mezzanotte. Io scelsi il giorno, ma per favore, prendi una ragazzina che lui ha cacciato via. Ecco, questo lo trovo un bellissimo inno alla vita, con quel rosso oriente che fa traboccare il cuore. Quel verso che sembra un giudizio sommesso, nostalgico proprio sulla notte morte. Nell'originale è You are not so fair, midnight, cioè tu non sei così bella, mezzanotte. Ecco, questo è forse il verso più bello che ha scritto. Mentre la leggevo, ho avuto la pelle d'oca. Il verso più bello che ha scritto Emily Dickinson è forse il suo lascito più significativo, cioè come se ci dicesse la vita è di una bellezza sconvolgente che fa traboccare il cuore. Poi mezzanotte, la mezzanotte morte viene inevitabilmente, ma tu, mezzanotte, non sei così bella, non sei bella come la vita, come il giorno. E questo mi sembra di aver risposto alla tua domanda, insomma. Sì, Giuseppe, grazie. Io ti faccio un applauso a nome di tutte perché davvero è stato piacevolissimo, interessante, arricchente ascoltarti. Io volevo già fare un'anteprima, dire un'anteprima che tu sarai con noi di persona e quindi le nostre amiche lettrici, i nostri amici lettori che tanto ti apprezzano e che ti seguono dalla nostra terra di Sardegna potranno incontrarti dal 16 al 18 dicembre a Cagliari perché stiamo organizzando 3 giornate austeniane in tua compagnia insieme anche ad altri ospiti. Davvero un ringraziamento speciale perché sei una persona preziosa che in tutti questi anni ha dato con generosità il suo tempo, le sue competenze, il suo interesse per queste grandi figure femminili, Emily Dickinson, Jane Austen. A proposito, volevo chiederti se noi volessimo continuare a fare un approfondimento, penso che tu abbia un sito internet dedicato a Emily Dickinson, così come Sì, esiste precisissimo, Jane Austen. perché l'indirizzo è emilydickinson, tutto attaccato.it, e ci sono tutte le poesie, tutte le lettere, e per ogni poesia c'è un mio commento che ovviamente, come dice Emily Dickinson, non si può spiegare la grandezza, però si può commentare, diciamo, ecco. Benissimo, così tutte le persone, insomma, che stanno seguendo hanno anche un riferimento per un ulteriore Sì, certo. approfondimento. Giuseppe, grazie, inserisco di nuovo anche Io ringrazio Gabriele. voi, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito perché mi date la possibilità intanto di riavere la pelle d'oca e soprattutto di parlare di cose che mi interessano, che mi piacciono, insomma. Per cui un grazie a te, E noi con te, Gabriele, e a tutti quelli davvero. che ci hanno seguito. Grazie ancora Giuseppe, un saluto a tutti e a prestissimo con gli appuntamenti del Un club. saluto a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao anche da parte mia. Ciao.